Sergio Divina, vice capogruppo della Lega Nord a Palazzo Madama, nel suo intervento in aula che cosa ha chiesto al presidente del Consiglio Enrico Letta? Beh, abbiamo fatto un ragionamento relativamente lungo, toccando un po' tutto quello che ha toccato Letta nel suo discorso. Ci sono parti che sono condivisibili, altre parti che per noi sono un po' un rammarico per aver ritardato così tanto a dare il via. Siamo rammaricati perché per esempio le politiche giovanili sono ancora sul tappeto, si dice tutti di volere aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, si è fatto molto poco. Noi continuiamo a dire se lo Stato rinuncia alla pressione fiscale o quantomeno a incamerare o speculare sul reddito dei giovani non riusciamo a uscirne. Se lo Stato rinuncia alla fiscalità sul lavoro dei neoassunti giovani non rinuncia sostanzialmente a nulla, perché se i giovani restano a casa o le aziende non le assumono o lo Stato non incamera niente. Per cui ben venga che hanno accettato le nostre posizioni, magari in ritardo come sulle riforme. Noi già nel 2005 abbiamo fatto la riforma delle riforme, abbiamo cancellato una Camera, il Senato non c'era più, era un Senato federale composto da consiglieri regionali che si occupavano di materie sostanzialmente di natura territoriale e che qualche giorno al mese sarebbero venuti in veste di consiglieri, no? Senatori, per cui senza costi per la seconda Camera, sulla prima Camera 200 deputati tagliati su 630, cioè una riforma importantissima che avrebbe risolto i problemi che oggi sono sul tappeto, i costi della politica, il funzionamento, uno Stato più snello, niente bicameralismo e via. Va bene, accettiamo che, seppur con ritardo, oggi nell'agenda di questo nuovo governo ci siano queste le nostre istanze. Abbiamo fatto anche un plauso dicendo che va bene non aumentare l'IVA, le famiglie abbassano i consumi perché non hanno più, hanno esaurito quelli che erano i propri risparmi, non hanno più risorse accantonate. Benvenga questa scelta, benvenga che sull'IMU intanto non si faccia pagare la prima rata, ma nella speranza che poi l'IMU venga cassata completamente, perché la nostra posizione è che la prima casa non fa reddito e se non fa reddito non deve essere tassata, e addirittura la prima casa è come un tetto sulla testa, come il pane sulla tavola, non si può prescindere. Una cosa inoltre, che se un cittadino con sacrifici e risparmi si realizza la propria abitazione, sgrava anche lo Stato dal fornire abitazioni pubbliche. Questo è un grande risparmio da una parte o forse un grande costo dall'altra. Tra i più e i meno, insomma, abbiamo valutato che una componente delle proposte del governo Letta può essere sostenuta anche da noi, un'altra parte magari un po' meno, una benevola astensione che concilia in un momento di grande responsabilità che è chiesta un po' a tutti, da parte nostra un segnale di benevola partenza per questo governo. Poi alla prova dei fatti valuteremo provvedimento per provvedimento.